Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Ubaldo, buongiorno e buon appetito a tutti, eh. Mimmo, tu ci scuserai, ma c'era buongiorno. Un prosecchino dell'anzo, ma abbiamo colto, diciamo, l'occasione anche, no? Ma per festeggiare l'arrivo di Chic? Eh beh, no. Ah, ok. Sì, sì, Mimmo, no, Mimmo, voglio dire, è questa la notizia, no? Beh, mi sembra assolutamente sì. Ah, no, pensavo. Perché cosa pensavi? Che la notizia qual era? No, nel senso, diceva, beh, ma se sapevi. Dodicesimo il gol con la dodicesima squadra diversa? No. No, non credo. Ah, però, guarda, Moriello, vicino Milano, però. Comunque, eh? Assolutamente sempre vicino a Milano. No, noi ci eravamo portati un pochino avanti con il lavoro, no? Nei giorni passati, sì. Quando tu eri un po', no? Quando ti arrivò una telefonata, io mi ricordo ti dissi questa cosa, ricordala Riccardo, guarda che se sei vicino alla conclusione dell'affare ti dicono che tutto è negativo. Te sì, la ricordi questa sì, frase? Sì, sì, sì. Perché conosco un pochino come vanno le cose nel mondo del calcio, soprattutto in tema di mercato. E allora quando qualcuno dice no, non se ne fa più niente, vuol dire che tu stai facendo la cosa. Però è quel momento più delicato. Quel momento in cui non devi far trapelare niente, quel momento in cui devi fare i cazzi tuoi, diciamo così, no? Chiunque esso sia, che non lo dice nemmeno alla madre o ad un figlio se magari sta chiudendo un affare di questa portata. Quindi ti arrivano delle informazioni sbandate, sbagliate, volutamente sbagliate, la classica polpetta, perché in quei casi lì si deve dare la polpettina a tutti, senza guardare in faccia, amici e nemici, tutte polpettine, perché io devo arrivare a destinazione, devo arrivare a Dama. E la Roma ci è arrivata. Quello che abbiamo detto prima, se la Roma dovesse prendere Chic, ti ricordi Ubaldo quanto l'abbiamo fatto questo volto con il seno? Sì. Che cosa avrebbe fatto? La Roma innanzitutto, la Roma se dovesse prendere Chic, dicevamo, farebbe un acquisto straordinario perché si tratta di uno dei più forti talenti che ci sono in circolazione e strapparlo al club che si erano messe sulle sue tracce, perché queste sono cose reali, eh. Non è che ci stiamo inventando noi perché siccome l'ha preso la Roma, allora questo voleva il Barcellona e Real Madrid. No, no, lo volevano la Juve, l'Inter, il Napoli, il Monaco e chissà quante altre che non lo sappiamo. È arrivata la Roma e se lo porta a casa. È arrivata la Roma e porta a casa un giocatore forte. Io ho anche detto un giorno, Riccardo, tu eri un attimo andato a fare una telefonata con Gabriele, al quale mando un grande abbraccio, e Ubaldo, che se la Roma dovesse prendere Chic, io penserò sempre che il vero obiettivo della Roma era quello e non era nessun altro. Un obiettivo che si è materializzato nel momento in cui la Juve, che l'aveva portata addirittura a Torino a fare, addirittura a Torino mi è venuto un certo de palato, addirittura a Torino a fare le visite, era un giocatore della Juve, ricordatevelo. Nel momento in cui non è stato più un giocatore della Roma, scusami, della Juve, la Roma si è inserita. Io credo che quando la Roma ha avuto la possibilità di poter pensare a questo ragazzo abbia messo lui in prima fila e tutte le altre trattative siano state trattative, forse addirittura un piano B, forse addirittura trattative fantasma, forse trattative a me in mezzo c'è pure Marezzo, allora assolutamente sì, però tu chi hai portato a casa? No, a me se mi chiedi di che cosa sarei stato più contento di che sono contento, io sono contento di questa operazione qua, che peraltro la ritengo molto più da Roma o da come ragiona la Roma. Ma, Riccardo, non c'è dubbio che se tu dovessi mettere davanti a te due strade, una che ti porta a Chic, una che ti porta al Marezze, io credo che il 90% degli operatori di mercato, degli addetti ai lavori, della gente di calcio va verso Chic. Ubaldo è così o dimmi se sto dicendo stupidaggine? No, no, è vero, è vero. E quindi se tu vedi che in fondo a questo tunnel c'è da una parte Chic, da una parte Marezze, io credo che tutti si buttano dentro un tunnel che ti porta a Chic. Hai aspettato il 27, 28 agosto? Però se era quello il tuo obiettivo, quante volte l'abbiamo detto, se è quello che tu reputi l'uomo giusto che ti fa fare il salto di qualità, ci devi spendere quei soldi e lo individui, quello deve essere, se può chiamare Marezzo, se può chiamare Galopera, se può chiamare Mimmo, se può chiamare Chic, però se è quello il tuo obiettivo e poi lo centri, tu hai centrato, hai colto dentro l'obiettivo, hai portato a casa quello che volevi, l'hai pagato tanto? Sti cazzi non si può dire a questo punto. Se si può dirmi. No, però il senso è quello. Nel senso che, insomma, spendendo quei soldi, tutti questi soldi, Riccardo, tu azzittisci o zittisci oppure metti a tacere tutti coloro che ti dicono, però hai preso 42 più 8 per Salah, hai preso 20 di quello, 40 di quell'altro, 58 di quell'altro, però hai speso i soldi per un ragazzo che potenzialmente è un giocatore importante. Io mi fido di quello che dice Ubaldo, che gli hanno detto a lui, eh? Io mi fido di quello che hanno detto a Ubaldo, perché se gli hanno fatto
un identikit del suo giocatore con i cromosomi del giocatore veramente forte, io mi devo fidare. Quindi la Roma, prima di spendere tutti quei soldi, non credo che la Roma abbia speso questi soldi, Riccà, perché dici dove spenne, no? Perché se no faceva una brutta figura e non ha comprato nessuno. No, no, a Roma i soldi ha spesi. Mi è andato a prendere quello che era l'oggetto del desiderio di tutti i più grandi club italiani. Ricordatevi il Napoli, avete letto, poi da un altro giorno sabato ci siamo sentiti, mo che c'entra il Napoli? Avete letto il Napoli che era disposto a mettere sul piatto da bilancia? Sì. Jordi, due giocatori. Zapata. Addirittura qualcuno dice tre. Io mi ero tenuto a Zapata, invece mi ero perso Strinic. Okay. E Tonelli. Tonelli questo io non lo sapevo, Riccardo, devo alzare le mani, non lo sapevo. Però soldi, tanti soldi. Poi evidentemente si presenta la Roma, con i soldi veri tutti in bocca, pagamento. Se è vero il pagamento in 4 anni, Riccardo, guarda che anche quello è un piccolo capolavoro, perché se no qui noi incensiamo sempre quelli che fanno, che ne so, un pagamento di non può essere un po' todo a babbo morto quando ti rivedemo. Si è confermato questo pagamento quadriennale, beh, insomma, anche quello è una piccola cosettina che deve essere data come merito alla Roma. Intanto la Roma ha preso questo giocatore che rinforza la rosa, su questo non c'è dubbio. Forse da anche in là, poi ne parliamo con Ubaldo se volete, ad una novità da un punto di vista tattico. E questo ci riporta a quello che è successo l'altra sera alla partita dell'Olimpio, perché noi ovviamente ci stiamo ovviamente entusiasmando per questo acquisto, perché è giusto fare questo, però poi dobbiamo anche parlare di quello che è successo sabato, una partita sì, che secondo chiaro. Me ha messo in mostra tante cose belle e tante cose molto brutte da parte della Roma, però sono anche quelle brutte, tu le puoi correggere nel momento in cui cambi qualche cosina da un punto di vista tecnico più che da un punto di vista tattico. Però volevo tornare a Schick. La Roma prende Schick, prende un attaccante, l'ha ridetto ieri sera anche Giampaolo. Se la Roma vuole un'ala sbaglia, perché non è un'ala. Ringraziamo Giampaolo, ma Ubaldo l'abbiamo detto praticamente 1 milione di volte questa cosa, no? Quindi tu prendendo Schick vai a prendere un giocatore che ti dà la possibilità di cambiare modulo. Poi Riccardo, se vuoi ne parliamo adesso, ne parliamo dopo la pausa, se tu vuoi io vado avanti, perché no, vai avanti poi io ti chiedo, magari se aspetti un paio di minuti. Sì, allora, avendo un calciatore come Schick che tanto ti garantisce, essendo un 96, vorrei ricordarlo, è un 96, insomma mi sembra un ragazzetto che ancora ha qualche margine, no, per poter giocare anche di miglioramento, tu prendi un attaccante centrale. Allora, avendo i giocatori a disposizione in questa rosa, e considerato tutto quello che ci siamo detto, tutto quello che abbiamo visto, tutto quello che sono le qualità dei singoli giocatori, io propongo a voi, considerando anche Eusebio Di Francesco nella sua prima conferenza stampa, disse: la Roma mi ha preso perché io faccio il 4-3-3, però io ho sempre adattato le mie squadre in funzione dei giocatori che ho a disposizione, te lo ricordi Ubaldo? Sì. Quindi, come dire, io sono aperto eventualmente a un cambiamento. Poi i cambiamenti, quando andiamo a parlare di numeri, lo dice lo stesso Sebio, lo dicono quelli che fanno calcio veramente, caro Ubaldo, tu lo sai perfettamente, contano poco, perché poi conta la disponibilità e anche, come posso dire, l'atteggiamento in campo. Però io vi faccio una squadra. Sei pronto, Riccardo? Sì. Avendo Schick, chi mi impedisce di fare questa squadra? 4 difensori di linea, ok? Sì. 3 centrocampisti, un trequartista, un rombo con un vertice alto e 2 punte. Posso fare dei nomi? Sì. I 4 li mettete voi in linea, e apro una piccola parentesi. Secondo me il mercato della Roma non si chiude a Schick, chiudo la parentesi. Riccardo? Sì, sì. Non si chiude a Schick e chiudo la parentesi, perché poi ripenso a Roma-Inter, ecco perché te lo dico. Centrocampo con 3 calciatori, 2 giocatori della nazionale italiana e un calciatore della nazionale olandese, ok? De Rossi, sì, Pellegrini, Strootman. Pellegrini, Strootman. Metteteli voi, io ho fatto per pedigree. Aspetta, pure Florenzi ci sarebbe. Aspetta, stai calmo. Adesso io conto adesso quelli che abbiamo a disposizione adesso. Florenzi sta bene, però aspettiamo un attimo, no? Florenzi comunque potrebbe essere sempre 2 calciatori della nazionale italiana e 1 della nazionale olandese. Io nomi non li faccio, fateli voi, l'avete fatti voi, io non l'ho fatto, io vi ho detto 2 calciatori nazionale italiana, Riccà, e 1 nazionale olandese, ok? Sì. Ok. Un ripudiato della nazionale belga trequartista. Questo non mi viene. Schick e Dzeko. Ah, qui fate i nomi.
Eh sì, perché non so nazionali. Non mi viene ripudiato Berga, che potrebbe essere? Coleman no. Van de Gerconsens Concorsens. Senti, Mimmo, tutta squadra Ubaldo questo 4-3-1-2. Mimmo, un nostro amico. No. Però dopo bisogna vedere come riesce a sviluppare i concetti. No, assolutamente. Che poi 4-3-1-2 viene 4-3-3-1. Se volete io vi faccio i numeri alla maniera mia, eh. È 4-3-3, è 4-3-1-2 e 4-3-1. Sì, ma il calcio è sempre dinamico. Capito? Infatti, io te lo sto dicendo. Il movimento. E ti sto dicendo questo. Però, dato che tutti accusano il Sergio Di Francesco di essere un oltranzista, di essere uno zemagnano. Ieri io ho visto, penso che alcuni abbiano visto Pescara Foggia. Tu non so se ti è capitato, Ubaldo. No, stavo rivedendo le immagini. No, io ho visto la partita, per quello che potevo vedere in tutto il casino, però siccome mi interessava, una partita poteva finire 12-9 oppure 14-12, una cosa di questo genere. Quello è il calcio zemagnano, perché poi c'è dall'altra parte un altro allenatore Stroppa che era il figlio del Zema. Però se tu vedi Roma-Inter e parlare di Roma-Zemagnana mi sembra un pochino, no? Però poi questo, semmai Riccardo ne parliamo dopo. Sì. Però se tu prendi Schick hai comunque la possibilità di avere un altro sviluppo di manovra, questo volevo dire. E, problema, poi andiamo in pausa, lo so, problema che per me c'è bisogno del top player lì dietro. Top player? Top player lì di dietro, sì, assolutamente. E ma appena rientriamo ti domando quanto costa un top player. Mese e mezzo, eh? Sì, vai, sì, vai, sì. Vai. No, tu dicevi addirittura che era la priorità, per cui soprattutto sì. Insieme a chi? Allora, in che senso? Ah, no, dobbiamo andare in pausa. Andiamo in pausa. Dai, quanto costa un top player? E di chi pierebbe il posto? Quanto costa, Riccardo? No, amico, come che te frega? No. A me mi interessa il giocatore, a me mi interessa fare la squadra forte. Hai già dato tutte le disposizioni, Riccardo? Su che cosa? Beh, per l'accoglienza, il comitato di accoglienza, questo ragazzo. No, Mimmo, io ho finito con Dzeko e... Non vai? No. No, ma neanche hai detto guardare... Ma manco si viene Cristiano Ronaldo, cioè non ce l'ho proprio più... Non... Questo un pochino mi dispiace, però. Non si sa se arriva in aereo o col treno. Ah, quello è il problema, ti dici. Allora, un gruppo... Capace che vai a Fiumicino e quello sta a Termini, dai. Un gruppo presidi la stazione Termini, un altro gruppo si porti e si diriga immediatamente verso l'aeroporto FCO Leonardo da Vinci. Ma un terzo allora, gruppo deve il centrale difensivo. Di mi fai un prospetto di top player? Perché ho parlato di centrale difensivo? Un difensore uno dietro, ho detto comunque. Ah, comunque, chiedo scusa, hai ragione. No. Ma è vero, tu hai detto così. Sì, sì, no, parto da una riflessione, vorrei farla insieme a voi due, ma insomma poi se qualcuno che l'ascolta e si diverte poi a parlare anche attraverso la radio e quello che con noi ascoltiamo tutto. Allora fammi dal numero 320 40 50 500. Parliamo di Roma-Inter. Sì. Ok? Mm-hmm. Una partita che la Roma ha interpretato, ieri girava sui social un video, magari vi sarà capito vederlo, che dell'azione che ha portato al palo di Perotti, e con 14 o 16 passaggi di fila, non mi ricordo, coinvolgimento del portiere, tentativo di sfondamento sulla sinistra, Murato si riparte dall'altra parte attraverso il portiere che rilancia la palla verso destra, diciamo sotto la Montemario, palleggio, apertura a sinistra, palla a Perotti, palo, 16 passaggi senza che gli avversari mai toccassero il pallone. Palla avanti, quindi, palla dietro, palla avanti. Palla avanti, palla dietro, non trovo lo sbocco lì, torno indietro e ricomincio, non tocco, e non di trovo prima. Tutto di prima, 16 passaggi in fila. Andate, se vi capita lo trovate sui social. Quindi un esempio di come la squadra abbia saputo interpretare bene la partita. Sabato mattina ci eravamo detti, io sono sicuro che la Roma fa la prestazione, no? Eravamo noi tre. La Roma la prestazione l'ha fatta. Purtroppo non l'ha fatta per 90 minuti e la sconfitta nasce, a mio giudizio, da una serie di errori tecnici, tattici, scusami, che derivano da una errata valutazione tecnica. Cioè, mi spiego. Secondo me, soprattutto nei primi due gol, sì, ma forse anche tre, insomma in tutti i gol secondo me è mancata una partecipazione tecnica alla fase tattica, mi spiego. Juan Jesus è stato adattato lì,
Secondo me dopo il cartellino giallo non ha avuto più quella, quella, non so come chiamarlo, quella tranquillità nell'andare ad affrontare il giocatore più forte della squadra avversaria, perlomeno l'altra sera, insieme col centravanti, ma questo lo sapevamo. E quindi lui era già in difficoltà di partenza, stava andando benino, non affondava mai il contratto. Dimmi quando posso, Mimmo. Vai tu quando vuoi, sempre, dimmi, mica faccio il soliloquio, vai. E fino all'1-0, secondo me, Juan Jesus è da 6 e mezzo, 7. Sì, sì. Poi imbarca e naufraga, sì, naufraga sì, l'ultimo 20 minuti con tutto il resto. Sì, 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 però io ti faccio un altro ragionamento. Sì. Lui, ti stavo dicendo che secondo me lui un pochino è stato frenato nel momento decisivo, quando Perisic aveva avanzato il suo attacco nell'uno contro uno. Secondo me aveva un pochino paura già del cartellino giallo e del fatto che questo si buttava sempre dentro l'area, il timore di fare un qualcosa di sbagliato a livello di intervento. Quindi ecco perché ti parlo di natura tecnica. Ma lui giocava a destra, è un mancino, è un adattato. Lui ha le sue responsabilità, perché poi fa una brutta figura, ma la brutta figura la fa chi stava in linea con lui, che non ha capito niente di come si doveva muovere, se doveva scappare, se doveva andare avanti, se doveva attaccarsi all'avversario nel momento in cui non c'era più necessità di fare un movimento in avanti o indietro. Allora io ti dico, lì, quando tu non capisci come ti devi muovere, quando tu non riesci a mantenere la concentrazione per 90 minuti, quando a te te passa davanti uno che te parte da dietro e manco te ne accorgi perché non ci pensi che quello te può venire da dietro su una palla che viene da sinistra e devi andare incontro, devi buttare via. Questo io dico, Riccardo, questo non è di un grande calciatore. A me serve uno che lì dietro capisca la situazione, sia in grado di valutare se è il caso di andare o non andare, se è il caso andasse a attaccare la... Non stai parlando di Jesus? No, non sto parlando di Gesù, infatti ho premesso, sì, sì. Sto parlando di gente al centro, sto parlando di gente che dovrebbe averci la capoccia per capire quello che devi fare, perché non basta fare una cosa bella una volta. Allora, facciamo dei nomi, Manolas, ok? Sì. Manolas secondo me ha fatto una prestazione disastrosa, ok? Secondo me, ma non ti parlo del fatto che si è addormentato sul primo gol di Cardi, che non ha capito quello che doveva fare. Ubaldo, tu hai giocato lì, aiutami a capire, aiutami a dire se sono di una stupidaggine. Sì, sì, l'abbiamo sviluppata capito... questa azione. Scusami? L'abbiamo sviluppata. Ah, ovvio, questa... perfetto, scusami. No, vai, come no? Cioè lui non ha capito che se doveva attaccare l'avversario, quel momento lì non c'era bisogno di fare il movimento, andare avanti, non doveva mettere in fuori il gioco i Cardi, cioè, se doveva attaccare, ok? Giusto? Sì, sì, il primo movimento è stato di Fazio che rompe la linea. Lascia perdere Fazio. Lascia perdere Fazio, perché per me Fazio... tu hai seguito il dopo partita l'intervista a Eusebio? No, purtroppo no. Te lo dice lui, quindi non è che possiamo mettere in discussione quello che dice. Anche lui chi sarebbe, scusa? Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma. No, però ti parlo, ti stavo parlando di Manolas. Ti spiego com'è il pensiero. No, ma non nell'azione di... Non ti parlo più dell'azione di Icardi del primo gol. Quella la lascio perdere. Ti parlo nell'azione in cui Alisson fa una bella parata sui Icardi e già stava la partita 2-1, mi pare. Ve la ricordate? Ieri una palla in verticale e lì tu pensi, beh, Manolas contro Icardi con la sua strapotenza fisica. No. Icardi ha dato una bottarella, se l'è magnata e è andata a tirare solo. Ve la ricordate questa azione? Sì. È lì che mi preoccupo. È io che lì che mi preoccupo, perché se io ho un giocatore che si dice è il più forte di tutti nelle corse all'indietro, nelle rincorse dell'avversario lanciato, ho capito, però se tu non c'hai quello, ma perché magari non ci stai con la testa concentrata 90 minuti, Riccardo? Perché le partite le vinci anche se tu stai 90 minuti sul pezzo. Allora, Juan Jesus ha sbagliato, ma che gli vuoi dire a uno che giocava col piede in torcia? È come se uno gli legavi una gamba, gli legavi in braccio per giocare in quel posto lì. E ti ha fatto quello che ti aveva fatto, te l'ho detto, secondo me anche un po' condizionato dal cartellino giallo del primo tempo. Però non è possibile, ogni volta che era una palla in mezzo c'erano i due centrali che si addormentavano, sbagliavano il movimento, non capivano quello che dovevano fare. È un fatto di attenzione e concentrazione, perché Mimmo, tu sei attento, infatti sto dicendo questo, sei attento ai dati, no? Allora, con l'Atalanta 6 volte in fuorigioco, con l'Inter 5 volte in fuorigioco, che è un numero importante. Ma dove però? Dove però? A metà campo. Quindi vuol dire che... No, nel senso che vuol dire che la linea
quando non è chiamato a giocare a 10 metri dalla linea di Bianca. Ma dovrebbe essere ancora più semplice, no? La linea era composta, non sei sbilanciato. Ma allora è un problema d'attenzione. Cioè, allora ti devi. Allora io voglio uno che mi stacco attento 90 minuti. Ma allora non serve un top player, allora, serve uno concentrato. No, i top player sono quelli che stanno attenti 90 minuti, Riccardo. Ma non è solo quello. Ma non ha se costa 30 milioni in prezzo da top player. No, aspetta, fermete, è qui che te voglio. Ma non è stato valutato quei soldi. Beh, Zenit ti dava però, E non è infatti inceito. Inceito lui. Conto, certo, un conto è la valutazione e un conto è il valore del giocatore però, Cioè, secondo me, se uno mi dice che Vanolas vale 30-35 milioni, io ti dico, mannaggia, una miseria, c'è qua non se n'è nato. Cioè, io glielo portavo col carello, glielo portavo col pullman uno così a 35 milioni. Perché è uno che non c'ha l'attenzione per 90 minuti, ragazzi. Ne vogliamo parlare ancora di questa cosa? A me l'idea non mi serve uno che 90 minuti può essere una pippa, uno scarse a cani, può essere un. Non, ditemi quello che vi pare a voi. Uno che ci sta 90 minuti e basta. Che non gli poi arriva uno da dietro e con la roba gli dice, oh, ma che non lo vedi? Ma che vuoi hanno addosso? Ma che lo fai venire così? E se getta la croce addosso Alisson, ma dovete dire che responsabile c'è Alisson sui tre gol? Mi dovete dire voi. Mi dovete dire. No, ma poi con quello là mesmo, con quel rettile là, con quel. Ragazzi, Icardi ha fatto il primo gol che è di una bellezza che se lo fa un giocatore della Roma. Lo ha freddato, lo ha. Ma no, ma lui se butta per terra, anticipa la giocata di quella frazione di secondo. Sì, sì. Che io posso aver giocato in prima categoria, in terza categoria, in Serie A. Ti dico, non la prendi mai. Non la prendi mai. Perché te ne hanno a controtempo. Parlo del portiere, Sì, sì. Quindi tu c'hai a che fare con centravanti. Che l'altra sera non aveva toccato una palla, una che aveva toccato stava fuori gioco quando si mangiano il gol al primo tempo. Ma nessuno non parla. Volevo parlare dell'arbitro? Ci arriviamo, Mimmo, ci arriviamo. Però io ti dico: a me serve il top player, lo intendo io. Può costare 5.000 lire, può costare 50 milioni. Uno che ci sta con la fede, con la capoccia, concentrato 90 minuti. 95 minuti. Chiaro? Tutto qua, Ricca, è molto semplice. Poi non mi chiede quanto costa, a me non mi è interessante. No, 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 nel senso che. No, io ero stato ingannato dal fatto che io ho un'idea del top player, no? E allora, però sono molto più vicino adesso al tuo discorso. Serve uno che sta là, porca miseria. Uno che ci sta, che mette. Oh, ragazzi, Samuel era un top player? Sì. E mica era costato quanto costa Manolas se andava allo Zenit di San Pietroburgo, Tanto per fare dei paragoni, visto che stiamo a parlare di loro. Mi serve uno che lì in mezzo ci abbia sempre la capoccia per dire qui bisogna fare questo in una frazione di secondo, perché il campione è quello che capisce le cose un attimo prima, non quello che capisce un attimo dopo, quello che capisce le cose un attimo dopo. È uno che gioca in terza serie, gioca a domenica con amici al torneo Wisp. A me serve uno che sappia interpretare le cose, sappia prevenirle. No, uno che dice mannaggia devo fare così. No, Mimmo, ti chiedo scusa. Ferrero, Monci e Baldissoni annunciano insieme Schick e Romano e Romanista. grande affare. Non c'è. Pure Monci è Romano e Romanista. Dai. Non lo so. Cioè, sì. Oh, pensa una cosa, Ricca. Fino a. Non te dico stamattina, ma ieri sera Monci era un deficiente. Sì, aveva imboccata la strada, sì. Erano incapaci, Uno che non è buono a più a nessuno, Mo? Allora Mimmo, io ti dico una cosa. Mo abbiamo fatto. Ti dico una cosa. Che meraviglia questa città. Guarda. Se come tu hai ipotizzato. Oddio, tanto, che succede? No, il discorso quello precedente. No, perché mi intriga tantissimo che addirittura bisognerebbe una scovare trasmissione. Ti ricordi quando io e te dicevamo, ma scusa, ma saranno vere tutte queste offerte? Ma non sarà che se lui ha ribattuto la più grande offerta della Roma e fa tutto questo qua, non è il campione del mondo, è di più. Però molto di più. Un'altra cosa, Riccardo, noi ci siamo scontrati, adesso possiamo dirlo, ricordare alcuni passaggi. Quando io ti dicevo, la Roma ha offerto 35, giusto, ti ricordi? Sì. E tu dicevi, però adesso non abbiamo. Io però ti dicevo, non è che stiamo a fare i vecchi rinconi, stiamo a fare adesso, quelli che vi dicono le cose, però tante volte per analizzare tutta quanta la faccenda. Riccardo, la Roma era arrivata a offrire 35 milioni per Mahrez, anche una cosetta di più, vuol dire che quei soldi c'è là. E io mi aspetto che la Roma compri un giocatore con quei soldi, te lo ricordi, Riccardo? Sì, e tu mi dicevi, ma no, a Roma spende per Mahrez, no, a Roma quei soldi c'è là. Se poi rispende o non rispende, è verissimo. È verissimo. E alla fine ti ha dimostrato che la Roma ce l'aveva quei soldi. 33 più 5.
prestito con diritto di riscatto. Ma è per questo sempre che ti dico che si è fatto questa tarantella e stare il campione del mondo, perché ma avevamo detto anche questo, che non ci stava a far capire niente a nessuno, qui c'è da vedere se veramente, perché se fosse vero Di Marezzi è vero di questo, c'è stato cioè le due cose non possono collimare, perché no, allora era proprio chi pio pio spenno e spenno. No aspetta, allora uno ti può dire la Roma, quelli Carucci, no? La Roma ha preso Schick, ma andò a Pierre sostituire Salah. E che Schick è il sostituto di Salah? Io gli rispondo. E se io l'ho fatto un imbocco per 3 mesi a dire che piave il sostituto di Salah, invece ne potevo piare un altro perché mi serve per giocare in un'altra maniera? Chi c'ha ragione? Tutti e due. Senti, però Mimmo, quando si spendono queste cifre importanti, al di là della grandissima abilità del direttore sportivo, c'è una compartecipazione, perché lui è stato bravissimo. I soldi ci mette la società, è normale. Cioè, quindi la società fa un bello sforzo, se può dire. Ma questo l'abbiamo già detto, perché poi come. Allora, se Monchi venne Salah, perché qualcuno gli ha detto di venderlo, eh? Se compri, sì. Scusa, se no, Monchi ma compra, per esempio, è perché c'è la possibilità di comprarlo, eh? Premesso che gli metti i soldi in mano. Che il diritto di criticare la società è sacrosanto, però forse bisognerebbe spostare più il tiro, gli si può dire incompetenti, non sapete fare la squadra, ma straccioni dopo quasi 40 milioni diventa difficile. Ma sai che ti dicono sempre quegli amichetti tuoi, Ricca? Ti dicono, beh, grazie al cavolo che hai preso questo a 40, o quello che hai preso con Paredes e Rudiger, Salah, Federico Ricci e tutti quanti, ci mancava pure che non lo piavi, capito? Aspetta, ci stanno 23 milioni di De Frelle, ci stanno 18 milioni di Gasdorp, ma lascia perdere, ma tanto quello non conta. Va bene, non conta, perché se tu vuoi dare della schina, diciamo così, a qualcuno, trovi sempre la maniera, come io trovo sempre la maniera invece per elogiare qualche un altro. Cioè è facile, nel mondo delle parole è facilissimo girare la faccenda da una parte e dall'altra. Tu pensi a frittatina, giri come te pare. Però siccome è 40, io ti chiedo qualche minuto in più, perché non abbiamo parlato di due cose, non abbiamo parlato ancora di Roma-Inter, nello specifico dell'episodio quello famoso mo che fa. Andiamo oltranza, Mimmo. Guarda, ti ringrazio. Volevo dire una cosa e volevo fare con voi questa riflessione, e la giro anche a tutti coloro che stanno all'ascolto, ok? Chi controlla il controllore? E questa è la domanda da farti. Ha Orsato, chi lo controlla? Chi controlla il controllore? Perché, Riccardo, una volta esisteva la discrezionalità dell'arbitro. Adesso esiste la discrezionalità dell'arbitro VAR. Quindi sempre c'è una discrezione, ok? Per cui, già un fatto statisticamente importante, che la Roma due partite non c'è stato un episodio da VAR. Guarda che, pensaci, Riccardo, pensaci. Due partite... In altre partite, l'altra sera, Genoa-Juve, sembrava che non si potesse giocare senza che l'arbitro si rivolgesse a qualcuno. Però la mia domanda è questa: chi controlla il controllore? Perché a forza, allora, gli arbitri, voi oggi avete visto che tanto gli arbitri in campo contano poco. Mi dispiace dirlo, non si offenda nessuno, Ubaldo, perché i guardaline non alzano più la bandierina, perché tanto... Sì, sbaglio, però io gli direi i dati, perché ne ha fischiato te, perché ha detto che devo fare? È perché evidentemente è un arbitro, diciamo così, che non ha il polso e la materia per arbitrare una partita di quel genere, oppure è condizionato dal fatto, mo che faccio, e se poi sbaglio che figura faccio. Allora preferisco per esempio l'arbitro che segna il calcio di rigore tipo Torino-Sassuolo e poi dicono guarda non era rigore perché Cannavaro ha preso di testa la palla prima di piano sul braccio, benissimo, però intanto l'arbitro ha preso una decisione, l'arbitro della Roma non ha preso decisione, e lì se la partita stava 1-0 e 3 pali 1-0 per la Roma e 3 pali e la partita l'hai persa 3-1, mi vuol dire che nella partita non è stata condizionata quella scelta, che poi falsata. Il rigore lo puoi anche sbagliare, che mancherebbe altro, e dopo ma la piogo Perotti dopo, tu intanto dammelo, però, ok, mi dai il calcio d'angolo, perché che la palla mala l'ultima tocca è stata Perotti, perché c'è, e non ha mai cambiato traiettoria la palla, perché quindi sono 3 errori, sono 3 l'errata valutazione di Irrati, l'arbitro VAR che non ha varizzato, e la palla in calcio d'angolo non era calcio d'angolo. Ma la domanda è quella, ricordate, ve lo dico oggi, a futura memoria, chi controlla il controllore? È questa la domanda da farsi. Ricordatevi, chi controlla il controllore? Punto. Che Spalletti venisse fischiato lo sapevamo tutti, sì. Ok?
perché Roma è fatta così. Roma è morto un papa, se ne fa un altro, ricca. Cioè non è che si possa pensare, tu lo sai perfettamente, fino a che stai con me, sei amico mio, fratello mio, ti difendo a morte, tu non sei più con me perché l'hai scelto te, perché ti ho mandato io, fate come pare a voi, tu per me sei next, sei nemico. Però c'è modo e maniera, secondo me. Dire potevate farlo continuare a giocare voi, visto che adesso io non ci sono più, è stata una frase che voglio dire ti dà l'esatta misura di quello che lui ha pensato in tutto questo periodo in cui stava a fare l'allenatore a Roma, a combattere, non so, insomma, alle prese con il caso Totti, e ti aiuta a capire in realtà poi quello che è successo nei mesi passati, perché nel momento in cui lui dice potevate continuare a farlo giocare visto che io non ci sono più, sarebbe stato carino se qualcuno, io non ho avuto la possibilità, neanche la, probabilmente mi è venuto in mente lì per lì, però avrei chiesto, ma visto che Totti non c'era più, perché tu non sei rimasta alla Roma? È difficile, eh? È una domanda difficile questa, ricca. E comunque Spalletti, allenatore dell'Inter, sta bene lì, si abbracciava tutti facendo finta. No, quello non è piaciuto neanche a me a fine partita. Consolato per la come di Roma. Mannaggia quanto ha fatto una faccia di Francesco, come dire, il calcio, è il calcio. T'hanno fatto una capoccia come Dindarolo per 70 minuti, ma va bene così, dai, va bene così. Lui sta bene lì. Perché Roma è una città che merita rispetto da parte di tutti, prima, durante e dopo. E chi se non si comporta in un certo modo, poi si becca i fischi, che è il minimo che può succedere. Però lui sta bene lì, dai. Mi dispiace perché lui è un grande allenatore. Come allenatore non gli si può di niente. Sui suoi comportamenti, ai quali lui si richiama sempre tanto, probabilmente avrebbe bisogno di vedere qualche cosina a lui per primo. Però ormai appartiene al passato. Ritorneremo a parlare di Spalletti, sempre se Dio vuole, prima della partita di ritorno. Intanto adesso c'è da pensare alla prossima Roma, una Roma molto chic. Mannaggia quella vittoria chic che avevamo un pochettino chiamato sabato, Riccardo. Mannaggia la miseria, pensa sarebbe oggi che stata... giornata sarebbe stata oggi. Però io ho avuto una percezione, aiutatemi voi a dire se è una percezione sbagliata, perché voi avete proprio il polso della situazione. Io non ho visto tanta rabbia nella tifoseria, tanta incazzatura per la sconfitta, ma la squadra comunque non è una squadra che ha detto guarda che squadra che ci avevamo. Cioè io ho visto e sento tanta gente che ha apprezzato molto la prestazione, che comunque non può essere rimasta soddisfatta, ma che comunque non è stata così delusa dalla prestazione della squadra. E poi quando tu giochi a fine partita, io stavo là, ci sono stati applausi, assolutamente sì, esatto. No, io dico anche la percezione quella del giorno dopo, anzi dei due giorni dopo, Riccardo, che è diversa da quella immediata. Tu giochi, prendi tre pali, cioè tu non hai preso tre pali, hai preso tre pali veri, non so come spiegarlo, Ubaldo, cioè tu non hai preso tre pali, un rimpallo, una cosa, no, tu hai preso quello pali veri. Quello di Perotti è incredibile. Perotti è vero che c'è il tiro da 0-0, però quello era un tiro veramente da 2-0, da tutti a casa. Prendi tre pali, c'è un episodio come quello del calcio di rigore così netto, poi non lo so, spero che Mimmo, questo progetto possa essere portato avanti con un pizzichino di fortuna in più anche. Mimmo, il nostro Emiliano Di Nardo, che è lì e che ha seguito tutta la mattinata, avrebbe carpito la cifra che la Roma avrebbe comunque, o che verserà poi le modalità. 5, così? E so 5 più 35 più 2 del bonus, si arriverebbe tipo a 42. Risulta un po' diverso, però sì, va bene tutto, insomma. Io penso che sia una bella esposizione, no? Sì, un prestito con diritto di riscatto obbligato, poi dopo se so 33 più 5, 5 più 33, sempre quelli so, insomma, poi i bonus li puoi mettere, poi i bonus sono una variante che tu non puoi definire adesso, no? Perché certo, sono legati al rendimento del giocatore. Allora, se quella è la cifra, Mimmo, non c'è il difensore. Fate conto? No. Ah, no. No, ma non ne fai una questione di prezzo, ho capito dopo. No, no, io avevo un'idea del top player, che ne so, quelli che costano 50, 60. No, mi serve un bandito lì da dietro, mi serve un comandante, ma quello vero, no? Rudiger lo sarebbe stato, Mimmo? No. Non ha quella struttura lì, però facendo i giochetti quelli di stupidini,
Se io c'ho Rudiger, su Perisic e magari le cose vanno un pochino meglio. Ma se io c'ho Bruno Perez forse vanno meglio. Se io c'ho Florenzi vanno un pochino meglio. Se io c'ho Kastrop forse vanno un pochino meglio. Il fatto che te la sfiga ti sia abbinata proprio in occasione della partita in cui tu volevi avere tutto a favore, per cui c'ha tre terzini destri e non ce n'hai manco uno in campo, sei costretto ad adattare un mancino da quella parte, prendi tre pari, te ne con un rigore sull'1-0 e perdi la partita. C'è la sintesi della storia della Roma, Riccardo, tu lo sai. La partita di sabato è la sintesi della storia. Tu vuoi raccontare come è fatta la Roma a un ragazzino? Dici, vieni qua, ti faccio vedere questa partita. Ti fai vedere la partita, come è successo al figlio di un mio amico, a fine partita al campo, sì, allo stadio, piangeva. Perché i bambini piangono quando vedono una partita di quel genere lì. E non solo forse i bambini, Riccardo, però magari i bambini sono un po' più spontanei. Perché, cazzarola, hai fatto tutto. Hai tirato un porta, non so, hai fatto gol. Ah, Florenzi ha segnato quel tippone di Dzeko, volevo ricordarlo, tanto per così, tanto per, no? Prendi tre pali, no, tre paletti. Ti pago tre pali. Domani parliamo pure del gol di Dzeko, No, è brutto, eh. Mamma mia. Senti, anche Di Marzio che insomma per noi, no? Ah, ecco. Beh, operazione totale da 40 milioni. Anche l'onore a Trotta dobbiamo sempre tenere sì, in beh, io lo dico sempre che lei è il nostro punto di riferimento. Sì. 40 milioni di euro più 2 di bonus, dice anche Di Marzio. Vabbè, insomma. Ok, bene, insomma va bene. Quindi 33 più 5 38 40 42, me ne mancavano due, ma chi se ne frega? Stasera tutti ci mettete Riccardo, siamo stati a casa di Ferrero e abbiamo garantito 2 milioni sull'unghia, quindi ma di una dignità, ma di una dignità. A mia abbiamo sforato, stiamo quasi a 50, fate vabbè, conto. Dai, chiedo scusa. No, no, invece grazie. Ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Grazie Ubaldo, ciao, grazie Mimmo, Riccardo, grazie a tutti e alla redazione, grazie. Ciao.